Ok ragazzi, è iniziata Inter Benfica, calma, calma perché ho paura, quindi dai ragazzi, cerchiamo di fare un gol entro i massimi 10 minuti. Dzeko, Lautaro là davanti, forza non netto, vogliamo il tuo gol. Così dimostri a Haaland di essere più forte di lui, dai yeah. Oddio, ho paura di João Mario. João Mario, dacci un altro rigore a favore, ti prego. Occhio subito, occhio, occhio, occhio. No, fermate João Mario. Mi rifiuto di vedere un João Mario in forma. Occhio cross, subito calcio d'angolo Benfica. Questi qua sono aggressivi fin dal primo secondo e c'hanno anche ragione. Occhio appunto calcio d'angolo Benfica. Schemi ambigui. Alzate di mano ancora di più. Mia, ogni azione sarà uno spavento. Occhio subito. Giusto, fare in attacco mi pare assolutamente corretto la sua decisione. Arbitro, lei è bravissimo. Se ci dà un rigore a favore immediatamente sarebbe ancora meglio. Grazie. È morto Acerbi in aria. Un medico per lui. Bravo Lautaro. Vola Lauti. Vola Lauti. Bellissima per Di Marco. No, troppo lunga. Corri Di Marco. Che peccato, era giustissima l'azione. Mannaggia Lauti. Te, quella bomba sul piede. Cristoforo Colombo. Era bellissima. Fai gol adesso e li uccidi. Bella. Bella. Barellino, Barellino, il giocatore più forte del mondo, o come direbbe lui, che bel giocatore, fenomenale questo Barella. Dopo però in campionato mi fa schifo, no? Dio santo, mi sembra un calciatore di terza categoria dopo in campionato, no? Mannaggia lui, tanto baci sugli spalti. E João Mario chiaramente esulta nel suo corpo, anche se sta in... dicendo qualcosa di ambiguo. Bravo Barellino, grande Nico. Eurogol di sinistro a giro, Messi spostati. Lacodimos non può farci nulla, sotto al 7. Dai, insomma, madonna mia, distruggiamoli, se no vi picchio col telecomando. Adesso voglio il gol o di Lautaro o di Dzeko. Ci vogliono entrambi, va benissimo. Dai, 1-0, 3-0 complessivo, forza, dai. Dai, Nico. Un attimo di meno ansia. Madonna mia. Lacodimos aveva sbagliato tutto. Dzeko non è riuscito a mettere lo zampino alla Haaland proprio di punta. Che bella balla di Di Marco. Peccato. Dai, sono io cattivi. Dai, fermo questo secondo. Dai, Dzeko sulla fascia. Dzeko, vai in mezzo. Dio santo, ti prego. Io ti voglio tanto bene, ma gioca in centro dell'area. Dio santo, non puoi essere tu sulla fascia. Non sei tu Hernandez. Barella. Madonna mia, un mastino. Neanche il ringhio Gattuso. Madonna mia, che cattivo. Occhio, calcio di punizione molto molto brutto per il Benfica, 25 metri, stiamo attenti che si sanno calciarlo, soprattutto Grimaldo, quindi stiamo attenti. Occhio. Grimaldo! Onana! Un gatto! Madonna mia, una pantera di niente, madonna mia! Grossissimo, purissimo, levissimo telecomando. Bravo Onana! Perdiamo tempo! Bella per Dzeko, fa un bel cross. Bella. Lautaro, la spinta. Gol, fallo in attacco. Ha segnato Lautaro, fallo in attacco. Occhio che brutta. Gol. Ausnes. Non è fuori gioco? Sinceramente pare fuori gioco di rientro. Vorrei rivederla, andiamo al VAR. Andiamo un attimo al VAR, mi pare fuori gioco di rientro sinceramente. Bene, 1-1 e adesso, cazzi, è ovvio. Vabbè ragazzi, fine primo tempo, 1-1. Dobbiamo segnare subito ancora un gol per stare tranquilli appena inizio secondo tempo. Magari entra Lukaku e lo fa lui. Ci becchiamo dopo, madonna mia che sofferenza. Ok ragazzi, è iniziato il secondo tempo, ansia perché dobbiamo far subito un gol per stare un attimo tranquilli. Intanto grande Barilla ha già fatto con un numero. Abbiamo il classico gelato. Dai ragazzi, cerchiamo di fare il secondo gol prima possibile per stare più tranquilli e andare sul 2-1. Dopo magari Lukaku potrebbe entrare e fare lui il terzo, si becca anche il pronostico. Dai, dai ragazzi, vogliamo la semifinale e il derby con il Milan, forza. Vola Lauti, da casa sua Lautaro. Lautaro cerca l'Eurogol da 50 metri, se segna questo viene giù, non San Siro di più. Dai Lauti. Occhio calcio d'angolo Benfica. Oddio, uno schema. Occhio a sti schemi ambigui, esotici. Brutta. È morto Dumfries.
Bravo Barella. Ripartiamo. Non era Barella, era Mkhitaryan. Corri Mkhitaryan. Madonna mia, corri su quella fascia. Ucciso, bravissimo. E ammoniscilo, bravo arbitro. Passagli in mezzo alle chiappe come carta di credito. Bella. Che bella, sì! Lautaro, che azione. Ma che bella azione. Bravo Lauti, che azione. Mkhitaryan, Di Marco e infine El Toro. Vamo. E il Toro sono due. Bravi. Che bella azione. Dopo le prendiamo, ripeto, domenica 5 dall'Empoli. Ma intanto stiamo vincendo contro il Benfica. Bravo Lautaro, è tornato al gol. Punteggio nostro 4-1 complessivo, va bene. Ma facciamone ancora uno sui becco il pronostico e siamo più tranquilli. Vai Dumfries di fisico. Vai Denzel. Dai Denzel. Fa una volta la tua vita un cross. Che bella. Di Marco di destro. Madaggia, quello fetente sulla riga. Non mi chitare, è scivolato. Non ha messo le gomme da neve. Niente da fare, peccato. Ha sbagliato gomme. Sarà stata box Ferrari probabilmente. Dai ragazzi, dai, 20 minuti ancora di sofferenza. Dopo andiamo a farsi tutti uno shot. Oddio, si sta scaricando il telefono, no. Calma, un medico per il telefono. Dentro Lukaku, il magico Correa e Çalhanoğlu. Dai ragazzi, dai. Uno dei tre fa il terzo gol. Prendo il pronostico e si sblocca, dai. Vai Correa, punta l'uomo. Bello Correa. Correa, Correa l'Eurogol. Correa l'Eurogol. È impazzito Correa. Ve l'ho detto che segnava uno di questi. Che gol ha fatto questo. Che gol ha fatto Correa. Sì, tutti che gli buttano l'acqua addosso. Sì, l'acqua santa, Dio santo. Fategli, ma che gol ha fatto. E quando segna Correa significa che la Champions è molto vicina ad alzarla. Proprio lui, da capitano. No, adesso non esageriamo. Che gol ha fatto Correa? Un tiro a giro, l'insigne argentino. Cagada, 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 cagada. Palo, madonna mia. Chi era quello scemo? Brozovic? No, non ho capito. Non so chi era quello scemo che ha fatto una cazzata pazzesca. Tacci tua nel dubbio, vaffa. Perso 50 anni di vita, neanche fossimo sul pareggio. Occhio ragazzi, calcio e punizione Benfica. 5 minuti alla fine. Occhio, brutta, brutta, brutta. Gol. No, cosa c'è? No, niente, pensavo fuori gioco. Niente, abbiamo preso il gol. Ma vaffanculo. No, 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 via, 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 via quella balla. Fissa la fine, arbitro è finita. Arbitro è finita, fischia. Che brutta. Gol. 3-3. 3-3, all'ultimo secondo. Vabbè ragazzi, 3-3 a caso, così in due minuti ci hanno segnato, grazie a Dio. Ah no, espulso uno del Benfica. Va bene, è finita. Semifinale. Madonna mia che sofferenza però ragazzi. Va bene, spero vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina classica, seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube, se volete su TikTok. Ci becchiamo domenica per me, quindi per voi lunedì contro l'Empoli. Che sofferenza, semifinale. Madonna mia, che sofferenza, ciao.